Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Chiedo scusa per la puntata di ieri che purtroppo è saltata per motivi tecnici. Ho avuto un problema con la team, è saltato qualcosa nella cabina di trasmissione del segnale. Ho insistito e finalmente sono riuscito dopo 24 ore ad avere di nuovo la linea. Queste cose sono un po' così. Le classiche problematiche all'italiana, no? Uno segnala, va bene, c'è un guasto, aspetta, nessuno si fa sentire, devi insistere, insistere, minacciare di cambiare utente, di minacciare di cambiare distributore, ok? E allora poi i tecnici arrivano subito veloci. Ok, bene. Saltata la puntata di ieri della tattica, torniamo puntata del mercoledì a quella delle aperture. Mi è stato chiesto di spiegare le difese indiane. Ok, questo video spiegherò a grandi linee cosa sono le difese indiane e qual è il loro scopo. Poi magari potremmo andare a vederci una partita. Il problema è che su quale difesa è perché le difese indiane sono molte. Allora, poi andremo a vedere se fare o meno una partita dimostrativa. Adesso vi spiego a grandi linee le difese indiane, vi faccio una panoramica su tutte le difese indiane. Non c'è il motore perché non interessa. Non andremo a studiare una variante in particolare, non andremo a studiare un dettaglio, ma andremo a studiare soltanto le linee generali, le linee posizionali, le linee generali e gli obiettivi di queste difese. Ok. Allora, le difese indiane le potete giocare soltanto se il vostro avversario gioca uno di 4 oppure C4 l'inglese o cavallo F3. Se giocano E4 le difese indiane non le potete giocare. Ok, quindi le difese indiane le dovete adottare come repertorio contro le partite di gioco chiuso. Facciamo l'esempio più classico, ovvero l'apertura di donna, D4. Ok. A differenza delle difese della partita di donna, del gambetto di donna, della difesa slava, dove il nero va subito a contrastare il centro del bianco, quindi con un centro bloccato, le difese indiane hanno l'obiettivo di controllare le case centrali da remoto, non le occupa. Allora, difese indiane sono queste. Cavallo F6 su D4. Qui si apre un ventaglio di possibilità. Perché il bianco generalmente può giocare o l'affiancamento pedonale, classico affiancamento pedonale delle parti di donna, o giocare un cavallo in F3. Può giocare anche l'attacco Tom Polski con vescovo in G5, ok? Questa è una cosa che dovete studiare a parte, perché ci sono delle linee teorizzate, ma io voglio rimanere sul generale, ok? Allora, vediamo il setup tipico, quello con l'affiancamento dei pedoni. Ora, voi avete installato una difesa indiana, ma non sapete ancora quale difesa indiana adottare. A questo punto, le difese indiane sono molteplici. Abbiamo con G6 la difesa est indiana, si chiama est perché è una difesa indiana, che apre un fianchetto sull'ala di re e gioca tutto sull'ala di re. Lo schema tipico dell'est indiana, no? Dopo uno sviluppo tipico del bianco che va a controllare la casa di 5 e contemporaneamente la casa E5 e G5, quindi ha sia un controllo delle case chiare che un controllo delle case scure. Il bianco nelle difese indiane ha sempre il centro, il nero lavora per opporsi. Quindi D6 per tenere a bada le case scure, E4 nella est indiana il bianco può occupare subito il centro con addirittura tre pedoni affiancati.
Quindi, se giocate una difesa indiana, soprattutto l'est indiana, dovete aspettarvi un centro del bianco molto forte. Però non dovete impressionarvi più di tanto, perché l'obiettivo del nero è quello di controllare le case scure. Si mette il vescovo in fianchetto, il bianco potrà continuare a sviluppare. Arroccate corto, vescovo e 2. Ok. Qui ci sono diverse linee, potete giocare il piano con E5, uno potrebbe dire, ma non si può giocare subito E5. In realtà ci sono delle linee dove si può giocare subito. Se avete paura di giocarlo subito c'è cavallo C6 o cavallo BD7. Dopo questa linea, dopo cavallo C6, arrocco E5, questa qui. Questo è il setup della difesa estindiana, il setup classico, ok? Dove controllate E5 e controllate le case scure. E avete un vescovo di fianchetto, un arrocco solido, un vescovo pronto ad uscire. Il bianco tenterà quasi sempre di chiudere il centro, no? Spingendo il pedone in D5, attaccando il cavallo. Nessun problema, il cavallo se ne va tranquillamente in E7 e lo scopo del nero è quello di giocare prima o poi o un piano con il cavallo in E8, ad esempio dopo un vescovo G5. Potete prima scacciare il vescovo oppure giocare anche cavallo E8. L'obiettivo è quello di fare F5. Addirittura F4. H6, G5. Creare una tempesta pedonale contro l'ala di re, cercando di mettere poi tutti i pezzi sulle case scure e tutti i pezzi sull'ala di re, pronti ad attaccare. A livelli, insomma, giocatori medi o giocatori comunque principianti, l'est indiana ha subito una bella presa. Insomma, sono tutti affezionati all'est indiana, i giocatori di categoria medio-bassa, perché crea subito i presupposti per un attacco violento contro il re avversario. Chiaramente, per giocarla con il bianco, bisogna avere una discreta conoscenza posizionale, conoscere gli attacchi su. Contrapposti. Il bianco deve assolutamente attaccare l'ala di donna, non può stare fermo, altrimenti il nero ha un fortissimo attacco nell'est indiana. Ok, ora non vado a vedere, non andiamo a vedere nel dettaglio tutta l'est indiana, perché questa è una linea della linea principale. I piani sono tipici. Adesso vi voglio far vedere questi piani, insomma, quello di fare F5. Facciamo un piccolo esempio, no? B4, ok. Mettiamo che il bianco voglia subito attaccare sull'ala di donna. Poi attaccate sull'ala di re. A questo punto il bianco può scegliere sicuramente o di catturare o di stare fermo. I piani sono molteplici. Il centro è fissato, però dovete scegliere se continuare a tenere il centro fissato o cambiare i pezzi, soprattutto qui su E4. Potete stare molto attenti, perché qua ci sono dei problemi. Mettiamo che il bianco voglia continuare ad attaccare sull'ala di donna. Voi non dovete mai cambiare per primo questo pedone, altrimenti il bianco si crea due pedoni affiancati molto forti. E nel finale avrà un pedone passato. Qui dovete stare fermi il più possibile e cercare di guadagnare spazio sull'ala di re. No, se qui cambiano, prendete qua la donna. Se cambiano ancora, potete prendere col vescovo. Poi io vi consiglio di prendere sempre di pedone. Perché? Perché continuate ad avere due pedoni affiancati molto forti. Una volta che riuscite a fare E4, il vescovo diventa molto forte, soprattutto su questa diagonale.
Se il bianco cambia il vescovo delle case scure, avrà sempre debolezza su tutte le case scure. E ci sono dei temi a volte di infilata di questo vescovo sulla diagonale. Se il bianco para tutto ciò, comunque avete un gioco abbastanza comodo. Il problema di fare E4 adesso è che consegnate la casa di 4 al bianco. Però potete rivitalizzare il cavallo, mettere poi il re in H7, in H8, sviluppare il vescovo e piazzare i torroni pernigotti su queste colonne. Prima o poi dovrete decidere cosa fare, o spingere in F4 e attaccare tutto contro il re, o giocare magari anche E4 per giocare anche col vescovo sulle case chiare, sulle case scure, scusate. Sono partite molto complesse. L'est indiana non la consiglio in realtà ai giocatori principianti perché è ricca di posizioni a doppio taglio, ma posizioni dove si mischia la tattica con il senso posizionale, quindi molto difficile. Non consiglio l'est indiana. Potete guardarvela, ma non ve la consiglio di metterla nel vostro repertorio. Ok, potete giocare d'altro, ovviamente, no? Quando il bianco affianca i due pedoni, potete scegliere E6. E6 è molto flessibile perché può determinare l'apertura ninfo indiana nel caso di cavallo C3. La bogo indiana nel caso di cavallo F3, date scacco di vescovo, oppure rientrare nelle partite ortodosse, è flessibile, o giocare una indiana di donna, ovest indiana al posto dell'est indiana, col fianchetto sull'ala di donna, e sono partite un pochino più tranquille rispetto all'est indiana. Personalmente io gioco spesso e volentieri la ninfa indiana nella variante svizzera. Però io non sto qui adesso a farvi vedere la variante svizzera, ma vi voglio far vedere i concetti dell'apertura della difesa ninfa indiana. Allora, cavallo C3, vescovo in B4. Ok, il vescovo approfitta di un tempo per inchiodare questo cavallo. Il cavallo non controlla E4 perché è inchiodato. Attenzione, quindi E4 come nell'est indiana non è possibile. Addirittura ci sono dei temi dove si può andare in E4 col cavallo, nel caso magari il bianco provi qualcosa di strano, però a casa E4 è controllata indirettamente finché questo cavallo viene inchiodato. Ora vi possono scacciare il vescovo, vi possono giocare il cavallo in F3, il vescovo in D2. Consiglio, se vi fanno A3 subito, cambiate immediatamente il cavallo, dovete cambiarlo perché rovinate la struttura pedonale. È vero che cedete la coppia dei vescovi, però il nero ha gioco veramente solido. Se non cambiate, perdete dei tempi col vescovo. Se invece giocano il vescovo in D2, potete temporeggiare, ok? Potete temporeggiare, magari aprendo a vostra volta il fianchetto sulla ala di donna. Cavallo F3, vescovo e fianchetto, E3, ok. La struttura del bianco è molto solida. Il bianco ha il centro, come in tutte le difese indiane, il bianco ha sempre il centro. E in questo caso qui il centro rimane mobile per un certo periodo, finché voi non decidete magari di chiuderlo con D5. Io preferisco chiuderlo in un altro modo, con D6, donna E7, cavallo BD7, poi E5. Farmi accecare il vescovo di fianchetto e poi rigiocarlo sull'altra diagonale. Poi, questo più o meno è il sistema svizzero, però voi se volete giocare l'ovest indiana pura, dovete entrare in questo setup, diciamo, no? A questo punto arroccate,
ecco i due, spostarlo adesso, sto facendo uno sviluppo liscio, ok? A questo punto potete giocare D5. In caso di cambio potete ricatturare col pedone, ma mai col vescovo, il vescovo lo dovete tenere. Potete ricatturare di cavallo, un'azione semplificatoria, cattura, scacco, prende di donna, e qui potete anche prendere col vescovo. Ok, anche di donna volendo per avere una partita un po' più brillante. Qui bianco può roccare, cavallo BD7. Dovete stare attenti che nella difesa ovest-indiana la casa E5 è sempre debole e il bianco spesso ci piazza un cavallo. Voi dovete prima o poi giocare sull'ala di donna avendo la spinta di rottura in C5, quindi mettendo magari il torrone per Nigotti dietro, la donna in E7, C5. Dopo i vari cambi la partita si appiattisce e spesso si arriva in un finale abbastanza pari. Torniamo indietro. Dopo E6 il bianco può anche giocare prima cavallo F3. Per evitare la ninza indiana, qui potete giocare o la bugo indiana, forzare sempre uno scacco con questo vescovo, o giocare la più tranquilla ovest indiana, innestando il fianchetto di donna. Il vescovo andrà in E7, si arroccherà corto, e poi si può decidere. O giocare il piano con D6, cavallo BD7 e 5, quello che piace a me. Oppure quello di spingere direttamente in D5. Ok. Questa è la differenza tra la diretta cavallo C3 e l'indiretta cavallo F3. Okay. Però si può sempre rientrare. Esistono altre difese indiane. La prima, abbiamo visto l'est indiana, però c'è la sorella gemella dell'est indiana che è un po' più aggressiva, ancora più aggressiva, è molto più aperta ed è l'indiana Grunfeld. Allora, in questa situazione, al posto di mettere subito il vescovo in fianchetto, si gioca D5. Il doppio scopo a differenza di D6, che tende a controllare tutte le case scure, solo le case scure, con D5 si vuole controllare anche le case chiare e aprire il gioco. A differenza dell'est indiana, nella Grunfeld si apre il gioco e si tiene la coppia di vescovi. Vedete, facciamo un esempio. D5, ok, variante di cambio, classica, catturano al centro, catturano e fa E4. Qui avete due possibilità, o cambiare il cavallo o andare in B6, ma andando in B6 è pericoloso, dovete conoscerla molto bene. Qui, se volete conoscere invece giocare la Grunfeld, dovete conoscere la variante principale, quella di cambio. Cavallo per, pedone per, ok, fortissimo centro pedonale. Si può sviluppare il vescovo. Se giocano cavallo F3 lo andate ad impionare. Spesso invece il bianco gioca prima il vescovo in C4 per fare pressione. Arrocco corto. Qui cavallo E2 perché vogliono in caso di inchiodatura giocare F3. Esiste un piano anche con un doppio fianchetto nella grande. Altri piani possono essere tipo quello di giocare subito C5. Qual è lo scopo di C5? Lo scopo di C5 è quello che se vi catturano questo pedone, voi cambiate le donne, potete perdere l'arrocco al bianco e in cambio di questi due pedoni doppiati
Avete una grande attività di pezzi, avete un pedone in meno, ma grande attività di pezzi. Quando giocate alla gonfia dovete giocare dinamico, dovete giocare aperto, non potete star lì a cincischiare. In caso di spinta, chiaramente dovete continuare a provare ad aprire il gioco. Ci sono possibilità con addirittura E6 o cavallo BD7, apertura molto, molto aperta. La Grunfeld va conosciuta a livello proprio teorico. Adesso facendo proprio un'infarinatura sulle linee. E anche la Grunfeld non la conosco, non la consiglio ai principianti. Troppo c'è da studiare veramente tanto. Dovete conoscerla a livello teorico. Altre difese indiane. Abbiamo D6, la vecchia indiana, la vecchia continuazione, che prevede questa mossa qua, E5. Cambio, cambio, perdete l'arrocco, ma cambiate le donne. Questa è una posizione che sembra svantaggiosa per il nero, però in realtà è abbastanza solida. Ovviamente dovete stare attenti ad alcune trappole, soprattutto al pedone F7. Qui possono ad esempio inchiodarvi il cavallo sul re. Nessun pericolo. Giocate subito C6. Perché subito C6? Perché dovete togliere a questo cavallo la casa D5 e la casa B5. Il re è al centro, ma in caso di arrocco lungo, scacco. Potete andare in C7 e non ci sono problemi. Se vi cambiano il cavallo, ottenete la coppia degli alfieri, coppia dei vescovi, anche se avete questa doppiatura, ma non importa, avete un buon gioco, un gioco pari. E la vecchia indiana è un'altra difesa che potete andare a guardare. Abbiamo anche la moderna Benoni, E6, questa è anche una difesa indiana, ma su questa avevo già fatto un video, sia sulla moderna Benoni che sulla vecchia Benoni, ok. Questo è un tipo di partita molto interessante dove il bianco poi svilupperà vescovo in fianchetto, arroccherà corto e giocherà tutto sulla colonna aperta, la diagonale scura e un attacco sull'ala di donna con una tempesta pedonale. Il problema di tutto questo schema è la debolezza cronica del pedone in D6. Se vi fate mangiare questo pedone, chiaramente la posizione collassa. Il bianco tante volte arriva a spingere in E5 con un forte centro. Capite bene che avete un centro mobile, non, secondo me non capite ancora bene il senso della posizione con i centri mobili, dovete imparare a giocare le partite col centro fisso. Le difese indiane non prevedono il centro fissato e sono più difficili da capire. La vecchia indiana invece, la vecchia Benoni invece prevede direttamente E5. Così avete un centro fissato col centro della vecchia, il famoso centro della vecchia. Altre difese indiane non ce ne sono. Interessante invece è un gambetto sulla difesa indiana. Gambetto che può giocare il nero, il gambetto di Budapest E5. Il nero sacrifica un pedone apparentemente senza senso, no? Perdete un pedone e vi attaccano un cavallo. Qual è il senso di questo gambetto? Il gambetto di Budapest vuole recuperare subito il pedone giocando K5.
Cavallo G4. Se si insiste a difendere il pedone, si sviluppa il vescovo in C5 e si fa una forte pressione su questa casa. Devono giocare per forza E3. A questo punto, dopo cavallo C6, questo pedone collassa. Tipo H3, cattura. E il pedone ve lo riprendete con un gioco abbastanza dinamico. Avete la possibilità di giocare D6 a rocco corto. Avete un buon gioco di pezzi. Il gambetto di Budapest è molto interessante. Ci potrei fare poi un video sopra. Anzi, magari possiamo quasi quasi andarci a vedere una partita del gambetto di Budapest a questo punto. No, 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 il gambetto di Budapest lo farò a parte. Sulle difese indiane, allora, quello che vi posso consigliare è quello di non giocare l'est indiana, di giocare E6, la più flessibile, perché potete rientrare anche nell'ortodosso. Ok, ninfa indiana. Adesso possiamo magari andarci a vedere qualche partita. Una partita sulla ninfa indiana. Andiamo a vedere sistema svizzero, quello che piace, con quello con cavallo C6, scusa. Andiamo a vedere se trovo delle partite. Apriamo qua. Carsten Ivančuk, ad esempio. Andiamo a vedere questo. Una partita finita in pareggio, come quasi tutte le partite indiane tendono ad alti livelli ad andare in pareggio, ad andare in situazioni di gioco piatto. Piatto però, insomma, un qualcosa di qualche sorpresa, mettiamo la valutazione. Ok, questo è il sistema svizzero con cavallo C6. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di giocare D6 D6 a rocco corto, donna E7 e 5. È lo stesso schema dell'est indiana ma senza il vescovo di fianchetto. Questo cavallo andrà cambiato appena possibile. Vediamo come ha continuato la partita. Cavallo F3, vedete di sé. Ivančuk si appresta a spingere in E5, però per adesso è ancora presto. È vero che ci sono due controlli, due attacchi, però rischiate di aprire il gioco. La dovete preparare bene al momento giusto, altrimenti andate in svantaggio di sviluppo. Carsten chiude l'inchiodatura, ok, mettendo un vescovo. Ora questo cavallo non è più inchiodato. Vediamo se Ivančuk cambia subito oppure arrocca. Cambiare subito dà un problema, che il vescovo andrà in C3 e da lì controllerà con tre pezzi la casa E5. Ricordatevi che nel sistema svizzero dovete fare E5 prima o poi. Vediamo cosa fa Ivančuk. A5. Una mossa che guadagna spazio, ok, non è proprio nello spirito, però ci può stare. Ecco, qui arriva il momento in cui vi scacciano il vescovo. Qui dovete cambiarlo sempre sul cavallo. Cattura, cattura. Ora, come risolvere il problema di E5? Probabilmente con donna E7. E infatti gioca donna E7. Adesso io non ho visto la partita prima, ma questi sono i piani tipici. Come io gioco il sistema svizzero, conosco i piani, chiaramente. Il piano è quello di fare E5. Prima dovete arroccare, il bianco giocherà un blocco su D5, il gioco si chiuderà e ci sarà un bel gioco di manovra di pezzi. E4, affiancamento di tre pedoni al centro, interessa.
Ora si può giocare direttamente 5, anche perché se lo fa il bianco andate poi in ristrettezza di spazio. Quindi a questo punto, prima di arroccare, bisogna fare E5, altrimenti la fa il bianco e diventa problematico. 5 D5. Quando vi attaccano questo cavallo, sistema svizzero, voi dovete perdere un tempo e tornare a casa per poi rimettere il cavallo in B7. Sembrano delle perdite di tempo, però questo è lo schema. Qui Carlsen gioca un sacrificio di pedone per spaccare questa struttura e rifarsi su E5. Se voi catturate, chiaramente qui il bianco cattura e sta meglio. Dovete stare fermi. Si potrebbe giocare vescovo in G4. Solo dopo cavallo BD7 oppure addirittura cavallo A7. Ivanchuk invece gioca direttamente il cavallo. Cattura, cattura. Ok, ora c'è questa debolezza. Bisogna stare molto attenti a questa debolezza. Però il nero è solito. Il bianco cerca di far piazzare un cavallo in C4 per attaccare questa debolezza, stare attenti, anche se è difesa dalla donna, però qui dovete attivarvi abbastanza in fretta. Qui si può tentare arrocco corto, B6, con l'idea di vescovo A6, per cambiare questi due vescovi. Questo vescovo fa più schifo di questo vescovo. Se col nero riuscite a cambiare questo vescovo per questo, non avete più problemi. Vediamo cosa fa Ivanchuk. Arrocca. Carlsen sviluppa un vescovo. Cavallo C5. Cavallo C5 è un piano interessante. Il problema è che dovete stare attenti che il bianco ha sempre la spinta in B4. Bianco qui difende con due pezzi, quindi questo cavallo sembra un pochino traballante in C5. Vediamo. Infatti fa B4, il cavallo va scacciato da lì. Cattura, scacco, cattura. Ora questo cavallo dove va? Secondo me va in A6. Perché invogliate il bianco a spingere e poi tornate in C5, da C5 non vi toglie più nessuno. E comunque lui dovrà, per forza di cose, provare a tentare di cambiare i pezzi, però più i pezzi si cambiano e più il nero va in un finale pari. Guardate la struttura pedonale. Abbiamo due isole simmetriche. I pedoni sono paralleli, no? Non sono spostati. Se questo pedone fosse stato in A, cambiava tutto. E c'è in B. Se si cambiassero tutti i pezzi, voi andate in un finale abbastanza pari, dove la centralità del re è fondamentale, no? Vediamo cosa succede. Cavallo A6. Ok. Attacca il pedone, invoglia a spingere in B5. Credo che Carlsen non giocherà B5. Qui credo che terrà la tensione giocando di nuovo il vescovo in C3 o donna B3 o un donna A4. Donna B3. Dipende pedone. Ora il nero probabilmente dovrà giocare vescovo in D7. Cercare di mettere un torrone Pernigotti sulla colonna C. Invece vuole cambiare pezzi. Questa mossa crea presupposti per la spinta in F3. Qui potete rischiare di perdere un tempo.
Bianco sempre un leggero vantaggio, però il nero non corre mai pericolo. Infatti fa F3, fa perdere un tempo, ora andrà in D7 oppure vorrà fare la manovra H5 G6. Piano con il vescovo H5 G6 non è così balordo, così sbagliato, perché poi potrebbe esserci un piano con il cavallo in D7 e per fare F5. Che spinte di rottura il nero non ne ha, l'unica è quella in F5. Oppure vi accontentate di andare in D7 e giocare una posizione solida. Vediamo cosa fa Ivanchuk. No, gioca in D7. Cavallo C4. Cavallo molto forte qua. Più forte di questo cavallo. Il bianco ha pezzi migliori. Questo vescovo potrebbe diventare minaccioso in futuro. La donna in gioco. Nero è passivo, però è solido. Quando giocate difese ninja-indiane, ovest-indiane, potete scegliere sia la modalità aggressiva oppure, come nel sistema svizzero, una modalità di rimessa, catenaccio e contropiede. Qui c'è una ricollocazione di un cavallo da parte di Ivanchuk. Probabilmente vuole garantirsi una casa per il vescovo, o addirittura per lo stesso cavallo, e piazzare il torrone Pernigotti sulla colonna A. Il bianco non ha ancora arroccato, e credo che arroccherà adesso. No, non arrocca. Donna E3. Carlsen vuole controllare le case scure. Cavallo H5, vuole venire in F4, credo qui con G3 si impedirà l'arrivo, l'accesso a questo cavallo. Però se si fa G3 si indebolisce la diagonale bianca, il nero può piazzare un vescovo in H3 e il bianco non arrocca più. A questo punto credo che il bianco arroccherà prima. Deve arroccare. Carlsen arrocchia o no? No, lui fa G3, perché Carlsen, dovete capire che non è un giocatore normale, lui ha capito qual è il senso della posizione. Chi se ne frega della rocca? Se viene in H3, io metto il re, in F2, una rocca artificiale, poi il torrone Pernigotti gioca. Qui, se cerca di cambiare pezzi, o il cavallo o il vescovo, non credo che voglia cambiare il vescovo sul cavallo, perché poi si giocherà un finale due vescovi contro due cavalli. La posizione è ancora chiusa, però insomma, il bianco, il nero può sempre provare la spinta di rottura, prima o poi. Carlsen invece arrocca, non gioca il re in F2, arrocca, perché il nero non ha messo il vescovo in H3. Ora, F5 è arrivato. Ecco qua, l'unica spinta di rottura, per avere un po' di gioco. Cattura. Attenzione, se catturate col torrone Pernigotti, tecnicamente c'è un forchettone, attore cavallo. Qui bisogna prendere questo pedone, attaccando la donna e attaccando questo pedone. Infatti, non cadete in queste trappole automatiche. Faccio F5, catturo di torre, senza guardare. C'è il forchettone. In questo caso, attenzione. Guardate sempre come sono messi i pezzi. Ok. Ivanchuk ha ottenuto la distorsione del centro del bianco. A compenso. Per non avere la coppia di vescovo. Donna B3, difende pedone, toglie la donna dalla cattura, mette la donna a raggi X contro il qui credo che Ivanchuk dovrà prendere delle decisioni.
Non è possibile giocare una mossa come cavallo B16, se prende il cavallo io prendo il vescovo e attacco il torrone. No, perché quando cattura il cavallo c'è scacco. Questo è il problema di avere i pezzi a raggi X. Quindi re H8 è da prendere in considerazione. Infatti la gioca, re H8. Uno può dirmi, Matteo, chi sei? Sei un grande maestro, come fai a sapere? Io la partita non l'ho vista e infatti non ho azzeccato la mossa di Kars perché chiaramente pensavo andava in F2 e invece ha roccato. Pensavo che arroccava prima, invece ha roccato dopo. Ma i piani sono quelli, fatti prima, fatti dopo. Questa mossa qui da re non è che mi è venuta perché ho visto che loro, la loro partita, no, io non ho visto niente. E l'intuito mi dice che non bisogna tenere un re a raggi X in questo modo. Null'altro. Attiva un torrone per Nigotti e qua Carson fa pressione. Perché c'è il cavallo in presa e dietro c'è il pedone D6 che è debole. Ecco qui iniziano un po' di problemi. Bisogna capire come cercare di non perdere troppo materiale. Cavallo B6 a occhio mi sembra un'idea interessante. Perché in caso di cattura potete catturare il vescovo sospeso. Altre mosse papabili. Cavallo in E3, forse, per cattura di donna, e no, perdete un pezzo, perché questo rimane difeso. Non si può. Cavallo dove lo mettete in F6 passivizza un po' a posizione. Io lo giocherei qua in B6. Vediamo cosa fa il gancio. No, niente di tutto ciò. Vedete che io non ho visto la partita. Io ho giocato. Vediamo cosa succedeva se giocava questo. Era così pericoloso. Motore mi dà ragione, era buona anche questa. Per forza il motore mi dà ragione, il canale è il mio e devo avere ragione io. E che roba è? Scusate, abbiate pazienza. Se no mica aprivo il canale così. Non è che qualsiasi motore può venire sul mio canale a fare tracotanza. Ok? Il tirannico sono io su questo canale. Ok, Ivanchuk la pensa diversamente da me. Anche una mossa non l'avrei giocata perché mi sembra passiva. Lascia il problema qui. Bianco può addirittura provare a tirare addosso G4. Oppure Carsten ha in mente qualcosa di più fino. Infatti, Carsten ha in mente qualcosa di più fino. Toglie questo vescovo dall'essere sospeso. Voi a scacchi, quando non sapete cosa fare, avete pezzi sospesi, togliete i pezzi sospesi. Non dovete mai rimanere troppo con i pezzi sospesi, capito? Qui Ivanchuk ne approfitta per attivare la donna e attaccare il cavallo con due pezzi. Anche qui è difeso con due pezzi, però la donna è più attiva, poi ci può anche venire il torrone per Nigotti. Insomma. Il nero ha buon compenso, buon compenso. Questo sembra un errore da parte di Carsen, perché il torrone è vero che si mette a raggi X, però è sospeso. Può essere qualcosa di terrificante.
cavallo B6. Se cattura, catturiamo il toro. Vediamo cosa fa il gancio. Il gancio cambia prima. Vediamo un po' se il nuovo cavallo B6 era buono. Perché magari non è buono. Io vado un po' intuito. Non sono un grande calcolatore, io non sono uno che sa analizzare bene in profondità. Io ho una probabilmente innato senso della posizione e riesco a capire un po' dove vanno i pezzi. A naso, però attenzione, a volte giocare così scappano i tatticismi. Motore è d'accordo con me, perde un pochino di vantaggio, ma il nero sta sempre bene. Paolo B6 è sempre giocabile. Cattura, qui come catturare col vescovo o col torrone Pernigotti, con la donna. Carson vuole cambiare i pezzi e andare in finale, ma in finale non è molto vantaggioso per il bianco. Come struttura pedonale, il nero sta meglio. È vero che ha tre isole contro due, ma il bianco ha un pedone isolato e uno doppiato, e il nero ha un pedone libero di coppia dei vescovi del bianco. Qui cambierà le donne o darà scacco in B6, Ivanchuk. Lo scacco in B6 può poi catturare il pedone in B4. Infatti da scacco. Toglie il re. Catturerà sto pedone? Ma qui cosa fa Ivanchuk? Ivanchuk qua ha visto delle cose che non ho capito. Catturare, che succede? Boh, io qui non avrei rischiato, ne avrei cambiato le donne. Toglievo quel pedone di mezzo, giocavo un finale, due cavalli contro due vescovi, un pedone in più, mal che vada lo pareggio. Ancora poi senza donne. Di cavallo mi sembra eccessivo perché potrebbe B1 c'è l'inchiodatura, vediamolo, secondo me è poco. Infatti non è bellissimo, altre possibilità boh, non è. Un'altra mossa possibile. Qui mi viene in mente donna F. Donna F2 attacca il pedonazzo in F3, guadagna un tempo. Se toglie il vescovo, dopo gioco il cavallo in E3. Attacco la donna e ci sono un bel po' di problemi per un bel po'. Nero è attivo. Ivanchuk invece gioca subito il cavallo. Attacca la donna. E dai, questo cambio delle donne. Ivanchuk non vuole cambiare le donne. E Carsten ancora. Dai. Voglio andare in un finale con i coppie di vescovi, ma in realtà qui a Ivanchuk basterebbe prendere subito questo vescovo. Giocare un finale vescovo contro cavallo. Cambia le donne. Cambia, adesso prenderà il vescovo. Ok, questo finale, insomma, a me piace di più con il nero. Se è difficile arrivare a spingere il pedone di 5 perché questo vescovo è molto forte.
Collocare il torno e pernigotti, ci può stare, o in C o in A. Oppure far giocare il cavallo, però far giocare il cavallo c'è il problema del torrone. Vediamo cosa fai con il torrone in C8. Ok, ben giocata. Carsten attacca la debolezza in B7. Attenzione al re, qui insomma, è un po' chiuso. Non dovete rischiare di prendere dei matti del corridoio. Infatti Ivanchuk fa H5 per togliersi il dente, toglie la casa G4 per l'eventuale spinta e si fa una casa di fuga. Ok, mossa profilattica. Case non prende il pedone. Perché non prende il pedone? E dopo la cattura del pedone, trappoletta, scacco e cade il vescovo. Queste cose le dovete vedere. Siete il bianco, ho visto il pedone, catturo il pedone, poi arrivo. Come perdere i pezzi in partita? Carsten mette il vescovo in una posizione migliore. Ivanchuk attacca a sua volta questa debolezza. Carsten dice: se mi lasci questo, io catturo in D6 e poi attacco. Magari ancora l'altro pedone, un pedone laterale per uno centrale, non è mai un brutto affare. Mi lancio però, vuole semplificare, prende, prende. Ecco, qui siamo arrivati nella posizione critica di questo finale, perché questo torrone deve difendere, questo qui è debole, non può essere spinto, se no chiude il traversino al torrone e cade il pedone. Attivare il cavallo qua non si può perché stesso discorso. Il pedone sembra condannato. Attaccare il vescovo col cavallo mi sembra la migliore. Vediamo cosa fa Ivanchuk. No, Ivanchuk spinge. Anche la spinta sembra buona. Questa come valutata? Cambia poco, però il bianco prende un po' di attività. Ok, E4. Cattura, cattura. Attacca il vescovo. Vescovo attacca il torrone pernigotti. Questo qui è condannato, probabilmente. Quindi bisognerà prendere questo e lasciare questo. E il finale è tranquillamente pari. Non si dice patto perché è patta è quando arbitro fischia. Chiuda, scacco. Bella questa perché non può catturare. Il vescovo cade. Ulteriore semplificazione di pedoni. Qui si può provare anche a giocare G5 volendo. No, Ivanchuk manovra quei pezzi e qui la partita è finita perché si sono accordati per la patta. Ok, questo era un esempio di una partita col sistema svizzero della Ninz Indiana. Non ottenete tuoni e fulmini, insomma, non si brinda lo champagne a Capodanno, però è una posizione solida. Se il bianco non sta attento, il nero può prendere sopravvento, come avete visto. Qualche minaccia era sempre latente, sempre tenere i pezzi inchiodati. Il nero a un certo punto aveva un bel gioco. Secondo me con donna F3 poteva anche giocare per vincere. Ivanchuk ha preferito una semplificazione. Ok ragazzi, queste sono le difese indiane, insomma ho fatto un'infarinatura molto generale. Okay. Se c'è di tutte le difese indiane una difesa vi interessa in modo particolare, andiamo a vedere nei dettagli. Ok, voi mi avete chiesto le difese indiane, queste sono le difese indiane, ma non puoi dire ma l'est indiana, l'occidentale,
l'Ovest Indiana, la vecchia Indiana, il gambetto di Budapest, insomma. Ce n'è di tutti, per tutti i gusti. Però le difese indiane sono molto complesse. Sono complesse, voi giocatori novizi dovete prima di tutto imparare a giocare con i centri fissati. Poi potete cominciare anche a giocare le difese indiane. Sono più complesse perché i centri, i pedoni sono mobili. Ok, con questo è tutto. Poi vi rimando a venerdì, video puntata Jolly. La puntata Jolly non so ancora di cosa parlerò. Non lo so, se parlare di un personaggio o parlare di qualcos'altro. Volevo fare magari una puntata anche su, sulle categorie, sul punteggio Elo, su come cercare un po' di cambiare questo sistema, perché secondo me è un buon sistema, ma non so, io ho proposto di rifare un po' tutte le categorie, l'ho messo un post su Facebook dove sono stato preso per un ubriaco, insomma. Io invece stavo parlando seriamente, insomma. Io ho in mente un'altra classificazione dei giocatori, sicuramente migliorabile, tutto è migliorabile, tutto è anche peggiorabile, ovviamente. Ok, vedremo un po' venerdì cosa mi salterà in mente di fare nella puntata giovedì. Qualcosa mi verrà in mente. Ok, con questo è tutto. Ciao e arrivederci.